Ciao a tutti! Dopo numerosissime richieste, nel corso di tutti questi anni in cui ho aperto la pagina Facebook e comunque ho cominciato a pubblicare le mie borse, mi sono state rivolte tantissime richieste sul come mettere la rete all'interno di una borsa. Ogni qualvolta avevo la possibilità di farlo, soprattutto quando si trattava di borse a pannello, l'ho fatto con tranquillità perché comunque il pannello rimane in maniera orizzontale appoggiato sul tavolo. Quando si tratta invece di borse ovali, come questa che devo completare, allora la situazione si complica un po' perché comunque non, il lavoro non viene a favore di camera. È una lavorazione abbastanza complicata da poter registrare, però questa volta mi sono impegnata a far sì che il video tutorial sia comprensibile da parte di tutte, almeno di tutte quelle che me lo hanno chiesto. Qui davanti vedete ciò che serve per creare la struttura interna fatta con la rete da giardino che io utilizzo tantissimo e quindi incrocio le dita, incrociatele anche voi, vediamo di quagliare, di portare a termine questo video tutorial che vi posso garantire rappresenta l'esecuzione di un qualcosa di facilissimo, ma deve essere importante solo una cosa, la misura della rete che si va ad inserire nel corpo borsa. Questa è una borsa normalissima con un fondo ovale di 30 cm. Ne ho preso un altro della stessa misura e adesso vi vado a spiegare come prendere appunto la misura della rete che andremo a tagliare. Innanzitutto serve un metro da sarta, vi sconsiglio quello da muratore, questa è la ciliegina sulla torta. Allora, un metro da sarta, un paio di forbici belle robuste perché ci serviranno per tagliare la rete da giardino, appunto la rete da giardino che voi vedete qua, che io compro in bobine enormi, un ago da lana, un fondo ovale e un corpo borsa già costruito, tipo questo. Io utilizzerò anche delle mollette perché vado a fissare la rete una volta inserita all'interno del corpo borsa in maniera tale da non avere una rete che pende verso destra o verso sinistra e che sia esattamente larga così come è largo il nostro corpo borsa. Iniziamo subito. La prima cosa da fare in assoluto è prendere la misura della circonferenza del nostro fondo in questo modo. Appoggiate il fondo sul vostro tavolo e cercate di prenderne la misura esatta. Ecco, il perimetro di questo fondo misura esattamente 72 cm. Adesso, quando andremo a tagliare la rete, dovremo prendere una rete lunga 73 cm, quindi un centimetro in più rispetto al perimetro della nostra borsa, o meglio del nostro fondo, perché andremo ad accavallare le due estremità. Io di solito le accavallo di un centimetro barra un centimetro e mezzo, in maniera tale da avere la stessa circonferenza del nostro fondo, perché la rete praticamente verrà appoggiata in questo modo, cioè non dovrà stare né troppo all'interno del nostro fondo né troppo all'esterno, verrà proprio appoggiata al limite del nostro fondo ovale. Quindi, una volta completata questa operazione, facilissima, non ci resta altro da fare che prendere invece la misura dell'altezza della nostra borsa, o meglio del nostro corpo borsa. Quindi prendiamo di nuovo il nostro metro,
L'altezza è di 25 centimetri. Di 25 centimetri. Ops. Quindi andrò a tagliare un pezzo di rete che sia lungo 72 centimetri più un centimetro appunto di a cavallo, quindi 73 centimetri totali per 20. Ok, una volta tagliata la rete 73 centimetri per 25, la prima cosa da fare è con la forbice tagliare tutti i pezzettini di rete che troviamo lateralmente, quindi con la forbice andiamo a livellare il lavoro come nel mio caso, perché in caso contrario, se lasciate quegli spuntoni di rete, col tempo useranno il cordino. Adesso le guru della situazione mi daranno contro, ma questo è ciò che faccio io tutte le volte che devo inserire un cilindro all'interno del mio corpo borsa. Quindi, ricapitolando, dovete tagliare un pezzo di rete che sia un centimetro in più rispetto alla misura della circonferenza del vostro ovale, del vostro fondo. Una volta che avete fatto questo lavoro, prendete la rete, la richiudete su se stessa, ago e cordino, come nel mio caso, facciamo un nodino alla fine di questo spezzettone, questo pezzetto, insomma, di cordino, e andiamo ad unire le due parti. Quello che io faccio solitamente è accavallare 10 quadratini. Non vado più a prendere le misure, l'importante è che voi abbiate tagliato la rete di un centimetro in più rispetto, come vi ho già detto tante volte, alla circonferenza del vostro fondo. Adesso andate ad accavallare le due parti di rete e contate 10 centimetri per parte, scusate, 10 quadratini per parte, quindi 2, 4, 6, 8 e 10. Nel decimo quadratino, in quello più su, inseriamo l'ago. E blocchiamo il lavoro. Adesso prendiamo anche quest'altra parte di rete, contiamo 2, 4, 6, 8 e 10, quindi praticamente il decimo quadratino anche da questa parte è fondamentale. Accavalliamo i due pezzi di rete e anche in questo caso entriamo nel secondo quadratino. Quindi 2, 4, 6, 8 e 10 devono essere perfettamente uguali. Entriamo nel primo quadratino sottostante e lavoriamo a zig zag come ci viene bene, almeno da questa parte. Da questa parte possiamo utilizzare anche l'ultima riga di quadratini. Nella parte invece alta, diciamo, del nostro cilindro, l'ultima riga di quadratini la dovremo necessariamente lasciare libera perché lì andremo a lavorare con l'uncinetto. Qui ho fatto un pasticcio, che strano. Ok, blocchiamo il filo nell'ultimo quadratino, quindi nel decimo quadratino. Adesso saliamo, lavoriamo come ci viene, entrando ed uscendo da tutti i quadratini, sia quelli di sopra che quelli di sotto. L'unica cosa importante è che la riga sia sempre la decima, quindi non spostatevi così o così, seguite linearmente i 10 quadratini. Se avete problemi li contate, quindi 2, 4, 6, 8 e 10, che corrisponde a questo. Ok. Andate avanti e indietro sino alla penultima riga di quadratini, cioè qua, perché, come vi ho già detto, l'ultima riga, quindi questa, ci servirà per unire il corpo borsa alla rete attraverso giri di maglie basse. Quindi adesso andiamo in orizzontale. In questo modo, sino al decimo quadratino,
E poi scendiamo di nuovo verso il basso. Mi raccomando, non spostate la rete perché è fondamentale, se no vi viene un cilindro storto. Quindi, ricapitolando, tagliamo la rete di un centimetro in più rispetto alla circonferenza del nostro fondo. Dopodiché, accavalliamo i due lembi di rete di 10 quadratini. Mi raccomando, fate attenzione qua. Io qua ho sbagliato, infatti si è spostata la rete, ho inserito l'ago nella nona riga. Quindi facciamo un po' Penelope, sistemiamo bene nuovamente la rete. Alla parte bassa. Ecco, adesso arrivati qua sotto, se vi rimane uno spezzone di rete un po' più grande del mio, come al solito la tontolona sbaglia sempre. Allora potete magari lavorare così, in questo modo, a zig zag, destra sinistra sinistra destra, giusto per tenerla un po' più salda, facendo finta di aver finito il zig zag sino alla fine. Blocco con un piccolo nodino e vado ad accertarmi, insomma, che questo spezzone di rete non si muova. Ecco, prendo la mia forbice e brucio questo filo, così magari rimane fermo esattamente sul cordino sottostante. Così. Ok. Fatto questo lavoro molto spartano, non ci vuole assolutamente precisione in questo momento, andiamo a prendere il nostro corpo borsa, inseriamo la rete da giardino in questo modo. Come vi ho detto, da questa parte abbiamo utilizzato l'ultima riga, quindi dobbiamo accertarci di inserire la parte dove l'ultima riga di quadratini è libera verso l'alto. Ok, adesso piano piano, facendo attenzione a non rompere o rovinare comunque il cordino, ops, facciamo questo lavoro, inseriamo la rete sino in fondo, allarghiamo un po' il corpo borsa in questo modo, dopodiché andiamo a bloccare il tutto con le nostre mollette. Vi consiglio di mettere la parte cucita, tra virgolette, al centro del corpo borsa. Ok, quindi, come vedete, la rete è perfettamente uguale all'altezza del corpo borsa e vado piano piano a bloccare il tutto con le mollette, stendendo in maniera quasi naturale la rete. Qui si è rialzata, piano piano la sistemiamo. Non vi preoccupate se la parte di sotto della rete tende a buttarsi verso l'interno, perché una volta cucita la parte alta andremo a bloccare anche la parte di sotto. Ok, intanto la blocco per tutta la circonferenza. Stendete bene il corpo borsa, perché in caso contrario si creano delle onde antiestetiche. Ok, facciamo questo lavoro sino alla fine, dopodiché
procediamo ad unire i due pezzi. Adesso con l'uncinetto 3,5, che è quello che di solito uso per unire la rete al corpo borsa, perché l'uncinetto entra agevolmente all'interno dei quadratini, iniziamo ad unire le due parti semplicemente a maglie basse, quindi in un punto qualunque inserite l'uncinetto all'interno di una maglia e del quadratino corrispondente. Cappietto iniziale, prendiamo il nostro cappietto, tiriamo il filo e lo facciamo passare sia sotto la parte all'uncinetto che la parte della rete sottostante. Adesso dovremo lavorare di tatto, nel senso che dovremo renderci conto se il lavoro tira o è naturalmente disteso sulla rete da giardino. In questa maglia dove sono uscita faccio un'altra maglia bassa e procedo. Di solito abbiamo un quadratino per ogni maglia bassa, quindi cominciamo a lavorare in questo modo. Posso già togliere questo. Entrando ed uscendo dal corpo borsa e contemporaneamente dalla rete. Vedete, ogni quadratino corrisponde ad una rete, ad un quadratino di, o meglio, ad una maglia bassa del corpo borsa. Ok, facciamo questo lavoro, ripeto, cerchiamo di lavorare di tatto. Tocchiamo la rete dietro. Come vedete, qui è un po' incurvata, quindi tiriamo un pochino su il corpo borsa e lavoriamo una maglia bassa entrando ed uscendo anche dalla rete da giardino. Ci vediamo alla fine del lavoro. Quando arrivate in questo punto, cioè dove c'è la rete accavallata, quindi troverete due lembi di rete invece che uno, non saltate assolutamente la rete sottostante, ma inserite l'uncinetto all'interno di due quadratini, quindi quello di sopra e quello sottostante. Ogni volta che lavorate, ogni 10-15 cm togliete la molletta, perché magari potreste rischiare, insomma, di avere un lavoro troppo teso o troppo steso. Ok, vedete? Qui la lavorazione è unita e abbiamo quasi completato l'esecuzione della parte alta della nostra unione. Nella parte bassa utilizzeremo invece l'ago da lana. Lavorata l'ultima maglia bassa, tagliamo il filo, lo sfiliamo. Inseriamo l'uncinetto sotto la prima maglia bassa lavorata, ripeschiamo il filo, inseriamo l'uncinetto dentro l'ultima maglia lavorata e abbiamo ricreato una finta catenella. E adesso vado a bloccare il filo. Adesso con ago da lana. Non so se riuscite a vedere la parte sottostante bella aderente al corpo borsa, è anche bella dritta, si vede dalla cucitura. Dicevo, con l'ago da lana andiamo a creare delle maglie sparse nella parte bassa del nostro corpo borsa. Cercherò di farvelo vedere sperando, insomma, di riuscirci. Ho fatto un nodo alla parte terminale della borsa. Eh sì, del pezzo di cordino. Adesso inseriamo in una parte qualsiasi l'ago, cercando di prendere la rete e facendolo uscire in corrispondenza della prima riga che abbiamo fatto, presumo abbiate fatto anche voi, a maglia bassa in costa, per
distribuire meglio le maglie e creare quella sorta di gradino che suddivide il fondo dal corpo borsa. Quindi l'ago dovrà uscire esattamente nella riga di maglie basse in costa, ok? Più o meno questa, è proprio al bordo. So che il cordino è nero, non si capisce bene, però è praticamente la prima riga che troviamo nel corpo borsa. Adesso, nella parte esterna, vi consiglio di rientrare nella maglia subito dopo, quindi qua, proprio a fianco. Siamo usciti da qui e siamo rientrati subito dopo. Questo per quanto riguarda la parte esterna. Tiriamo il filo. Quando siete dentro, invece, potete tranquillamente spaziare di qualche centimetro, prendete la rete e uscite anche a distanza di 2 o 3 centimetri. Tirate, perché deve essere un lavoro ben disteso, e rientrate praticamente nella maglia successiva. Quindi nella parte esterna il lavoro deve essere ravvicinatissimo, perché le maglie non si devono vedere, le maglie della cucitura. Invece per quanto riguarda la parte interna potete spaziare. Vi faccio vedere il lavoro finito, che è già comunque un bel vedere, perché la struttura è corposa, semirigida, ma contemporaneamente flessibile, così come piace a me. Ci vediamo alla fine di questa unione, cioè della parte di sotto, che ripeto è facilissima, dovete solo fare attenzione a quello che ho detto, cioè nella parte esterna le maglie devono essere ravvicinatissime tra di loro, nella parte interna potrete fare ciò che vorrete. Soprattutto però fate attenzione nelle curve, perché anche nella parte interna, quando andrete a lavorare sulla curvatura, vi consiglio di fare delle maglie molto ravvicinate tra di loro. Ecco qua il corpo borsa completato, o meglio unito alla rete da giardino. Come potete vedere, la misura è perfetta. Aggiungerò due manici come questo. Per chi volesse fare un corpo borsa uguale a questo, qui sotto nel box info metterò il link che vi porta direttamente alla spiegazione del punto abanico in circolo che ho spiegato un mesetto fa circa. Se volete fare anche i manici uguali ai miei, metterò il link anche di questi qua sotto, e io completerò il tutto con la zip, una zip che monterò su un ovale fatto all'uncinetto. Vi ringrazio come sempre per avermi seguita, mi auguro che questo video tutorial sia servito a qualcuna. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!